Allora, mi sentite? Sono la voce un po' bassa, però sì, si sente. Buongiorno a tutte e a tutti. Ci troviamo nella Farmers Market per l'ultimo appuntamento di Città Studio. Qualcuno di voi è già venuto agli altri appuntamenti. Eh, Città Studio è un progetto che abbiamo immaginato come Municipio Roma 8 e soprattutto con l'Università degli Studi Roma 3 in occasione del trentennale. Eh, che siamo protraendo per un anno ancora in più, visto che il trentennale, il trentennale era lo scorso anno, abbiamo immaginato un ciclo di lezioni gratuite in un luogo non convenzionale, proprio perché l'idea era quella di portare l'Ateneo fuori dall'Ateneo e fare incontrare argomenti che a volte risultano anche un po' lontani, un po' ostici, un po' complicati, eh, ai quali accedere. Portarli nei luoghi del quotidiano e quale luogo migliore di un mercato. Quindi quando abbiamo fatto questa proposta al rettore, ci cioè, ha guardato all'inizio un po' <ride> così, come matti, però in effetti devo dire che ha funzionato perché il fatto di. Eh, offrire delle opportunità anche di alfabetizzazione minima rispetto ad argomenti che difficilmente si incrociano nel nostro quotidiano eh, ha riscosso diciamo un grande interesse. Oggi è una giornata un po' particolare perché ci avviamo verso la stagione diciamo calda, quindi siamo pochi ma buoni ma qualificati, ecco, si, si dice così di solito. E l'argomento forse. Un po' mette paura, come abbiamo visto, perché alcune parole mh, ogni tanto eh, creano un po' di timore nel pubblico. Ma io credo che comunque le persone venute qui oggi, e vedo anche qualcuno che abbiamo intercettato questa, questa mattina facendo un giro tra i banchi del mercato. Io credo che è un'occasione comunque utile di approcciare ad, ad, alcune, ad alcune tematiche, ad alcune questioni. Quindi ehm, vi, vi annuncio che, le prossime, che i prossimi appuntamenti nel mese di aprile si terranno in infrasettimanale, il giovedì o il venerdì, nell'area verde che si trova di fronte alla Metro San Paolo, largo Beato Placido Riccardi. Anche per una questione di logistica, appunto lì c'è un punto corrente vicino, eccetera, è un luogo vicino all'università, è un luogo attraversato dai giovani, insomma ci teniamo a stare fuori a creare delle opportunità, delle occasioni veramente per ehm, sensibilizzare, ma anche per far conoscere l'università. Dicevamo un poco fa, qui in questo territorio ci sono delle cose che... Talmente tanto visibili che, che diventano invisibili. E una di queste è Roma 3. Per assurdo, Vabbè, io sono nata in questo quartiere, ho frequentato ovviamente Roma 3, però ci sono molte persone che ancora non la conoscono, ma anche persone che hanno finito di lavorare e si riscrivono e non lo sanno, perché ci sono, cioè, questa è un'opportunità che diamo a tutti, che offriamo a tutti, a chi finisce gli studi eh, delle scuole superiori, ma anche a chi vuole mh, diciamo riaccedere al, agli studi. Ora la faccio. Finita qui, <ride> passo la parola ai tre docenti di oggi. Leggo i nomi perché non li ricordo a memoria, scusate, eh, la lezione di oggi si chiama Educazione Finanziaria e Previdenziale, l'Università al Servizio della Comunità. Eh, ci sono qui i docenti previati, eh, Ricci e Caratelli, eh, che sanno in che ordine intervenire. Io li ringrazio per la loro disponibilità, così come ringrazio tutte e tutti voi. Eh, Dico un'ultima cosa, per chi non fosse iscritto alla newsletter Cultura all'interno della quale inseriamo anche questi appuntamenti, potete farlo mandando una mail alla mail dell'assessorato, che è un po' lunga, ve la dico, comunque se non ve la ricordate la trovate anche sul sito del, del municipio, è assessoratocultura.mun08 come municipio chiocciolacomune.roma.it. Grazie, buon proseguimento e buon ascolto. Allora, urca, io ho la voce un po'. Allora, innanzitutto, grazie di essere qui, eh, grazie all'organizzazione, al municipio, ovviamente alla nostra università che ci ha chiamato a svolgere questo intervento. Io eh, mi presento brevissimamente, eh, vi dico anche dove siamo locati, perché giustamente è importante, insomma, in un mondo ormai. Del metaverso no? senza confini, eccetera, noi abbiamo dei muri tangibili dove passiamo molto del nostro tempo insieme agli studenti e quindi ve lo diciamo. Allora, io sono Daniele Previati, sono professore ordinario di economia degli intermediari finanziari, da qui forse la competenza su questi argomenti, dico forse perché bisogna essere sempre prudenti. Eh, nel dire, eh, infatti, eh, come dire, quante volte prendendo un taxi eh, mi sono lasciato scappare che ero professore di economia e subito il tassista mi ha chiesto: Ma come la vede lei? Come investirebbe i suoi soldi? Che poi è un tema di educazione finanziaria, no? perché poi alla fine no, uno dice: eh, Parlo con un economista, questo sa tutto, nulla di più falso, molto spesso, perché di fatto, come dire. Una cosa è insegnare, altra cosa è fare, no? Quindi, come dire, beh, ci sono tutta una serie poi di aneddoti. Eh, sono visibilmente il più senior, diciamo in formula elegante, dei colleghi che sono qui convenuti con me. C'è con me il professor Caratelli, che oltre a essere anche lui professore ordinario di economia e terminali finanziari, è attualmente presidente della scuola di economia e studi aziendali che questo organo che tiene insieme eh, due dipartimenti, che sono il Dipartimento di Economia eh, la scorsa settimana era qui la direttrice del Dipartimento di Economia e il Dipartimento di Economia aziendale. E qua dovremmo già fare una distinzione per far capire diciamo, ma perché ci sono due dipartimenti, uno si chiama economia e l'altro economia aziendale? Diciamo che noi di economia aziendale ci occupiamo più eh, di non tutti ovviamente, però tendenzialmente più di questioni micro, quindi ci occupiamo più delle organizzazioni, delle imprese, delle banche, mh? quindi mh, entriamo più dentro il funzionamento delle organizzazioni di impresa. Diciamo così, poi non solo dell'organizzazione di impresa, perché poi ci sono colleghi che si occupano di, di altri tipi di organizzazione, ma comunque insomma giusto per fare una distinzione, mentre gli, eh, gli economisti si occupano più della parte più macro, non, non esclusivamente, ma anche, anche qua, con quindi una prospettiva un po' diversa, complementare, perché poi per, essere, per capire bene le cose poi non ci vuole solo l'economia, eh, ci vogliono tante nozioni, infatti noi abbiamo colleghi di giurisprudenza, di matematica, di storia economica, no, quindi che lavorano con noi e, e arricchiscono la nostra cultura e la nostra offerta formativa oltre scusate se salto un po' di palo in frasca ma se no sono troppo lineare a me non piace essere troppo lineare c'è anche, sorride perché mi conosce molto bene eh, c'è anche con noi la professoressa Ricci professore associato di economia e intermediari finanziari eh, perché siamo venuti in tre questo per esempio è una buona perché uno dice ma di solito l'incontro è con uno invece noi siamo tre Beh, primo perché ci piace il gioco di squadra eh, questo, come dire, poi io sono anche appassionato di un certo sport di squadra su, di cui sono appassionati tutti gli italiani, e quindi mi piace portare lo spirito di squadra. Eh, e quindi, ma non solo, perché ciascuno di noi ha poi delle competenze in materia, no? Allora, io in realtà, come dire, ormai essendo senior, so un po' di tutto. Quindi, come si dice, sono un generalista. Eh, e quindi mi accompagno con due colleghi che invece, molto più seri di me, sono due specialisti. Quindi, due specialisti che sono specialisti di tante cose, ma qui in questa sede oggi eh, Massimo Caratelli ci parlerà e risponderà alle vostre domande. Perché penso ce ne saranno eh, di qual è eh, il ruolo e come funziona questo organo, organismo molto importante che si chiama arbitro bancario e finanziario che dirime diciamo, eh, i diversi punti di vista dei clienti rispetto agli intermediari finanziari e quindi eh, è un organismo costituito presso la Banca d'Italia, quindi c'è stato anche un cambiamento nel tempo, un tempo era costituito presso l'associazione bancaria italiana, poi è passato ad essere invece un organo che fa riferimento a una delle autorità di controllo del sistema, di vigilanza del sistema finanziario in Italia. Ornella invece, Ornella Ricci, è una specialista di assicurazioni e previdenza. Per colpa mia, perché quando era agli inizi dei suoi studi, io le dissi, ma qua non c'è nessuno che si occupa di assicurazioni e previdenza, potrebbe essere una buona idea occuparsi di assicurazioni e previdenza. Ha preso così a cuore la cosa, che è diventata bravissima, ha pubblicato un sacco di ottime pubblicazioni in italiano, in inglese, eccetera, ed è una specialista di questo. E, insomma, voglio dire, noi poi tra l'altro... Abbiamo la fortuna di occuparsi di cose che hanno sia una prospettiva eh, astratta, teorica, non astratta ma teorica di ricerca, no? però anche delle ricadute molto importanti e infatti nella nostra attività noi facciamo, certamente didattica come tutti i colleghi, ma di tutti i dipartimenti, questo vale per noi ma per tutti i dipartimenti, facciamo attività didattica nei confronti degli studenti, lauree triennali, lauree magistrali, master, dottorati eh, più o meno quindi tutti i tipi di i livelli meglio di, di, di insegnamento. Poi svolgiamo attività di ricerca. Uh, ricerca a livello uh, teorico, a livello applicato, uh, ormai molto spesso gran parte de dei nostri colleghi di tutti i dipartimenti di Roma III come di tutte le università in Italia fanno ricerca a livello internazionale, cioè pubblichiamo non esclusivamente in italiano, anzi prevalentemente in lingue diverse, noi in lingua inglese perché l'inglese è la lingua più diffusa nelle scienze sociali, noi siamo del, del, dell'area scienze sociali e quindi pubblichiamo non solo in inglese, però insomma prevalentemente in inglese e poi anche in italiano. E, e, poi abbiamo, e, poi non, e poi perché non è residuale, questo è un punto su cui noi abbiamo molta attenzione, non a caso siamo qui oggi e non a caso ci occupiamo di educazione finanziaria, abbiamo una serie di attività che vengono denominate di terza missione. Già il fatto della terza missione vuol dire che c'è una prima e una seconda. Infatti a me non piace tanto questa denominazione, perché la prima, boh, non si capisce se sia la ricerca o la didattica. Diciamo che convenzionalmente mettiamo prima la ricerca e poi la didattica, o prima la didattica e poi la ricerca. Qua c'è tutta una serie di discussioni che non vi annoio su questo, però diciamo che per insegnare bene bisogna anche ricercare. Perché se no, che insegno? Insegno le cose che erano, potevano essere valide 20 anni, 30 anni fa. No, insomma, tutti noi, insomma, anche noi che siamo senior, cerchiamo di lavorare in team con i giovani che ci danno aria fresca e ci consentono di fare delle cose che non sono quelle che facevamo 30 anni fa o 40 anni fa. E, e quindi la ricerca di. Ma la terza missione cos'è? In realtà, secondo me, è la prima. Cioè, in un sistema, permettetemi di fare visto che siamo in un luogo pubblico importante. Insomma, qua abbiamo un municipio, poi ci sono tutti eh, gli organi di livello superiore istituzionali, sino ad arrivare no, ai ministeri, ad esempio, oppure a livello internazionale, ancora meglio. E allora, il campo del, dell'educazione è un campo anche del, dell'alta dell formazione cosiddetta, l'università dovrebbe rientrare nell'alta formazione, e, e comunque svolge una missione educativa su tutta la popolazione. Io l'altro giorno sento molto la radio, amo molto la radio e sentivo una pubblicità di non so più che cosa e c'era una dichiarazione di un'intervista a, a una ragazza che a me ha molto colpito perché c'era uno slogan ma è uno slogan pieno di significato. Dice io voglio diventare educatrice perché l'educazione può cambiare il mondo. E secondo me questa è il, 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 la base della terza missione cioè quella che secondo me è la prima cioè io è chiaro che faccio tutto quello che faccio perché lavoro in un'organizzazione che si chiama università roma 3 e ho come riferimento primario da un lato gli studenti e dall'altro la comunità di scienziati a cui appartengo che lavora nel mondo su determinati temi di finanza d'accordo Sarebbe nulla quello che faccio se quello che faccio non ha una qualche utilità per la comunità più ampia in cui vivo, che può essere Roma, l'Italia, l'Europa, il mondo, a seconda di dove sono. Oggi è Roma, municipio ottavo. Io vivo gran parte della mia vita qui, dove via Silvio d'Amico 77, Angolo Leonardo da Vinci, Quell'edificio che sembra un palazzetto dello sport e non è un palazzetto dello sport. Dentro, se entrate, sembra un carcere americano con le scale e le aule. <ride> sì, a me sembra... La prima volta che l'ho visto, ho detto: oddio, no, ma quello che ha progettato questa cosa non ha pensato che è esattamente come le carceri americane nei film. Gli studenti, non... probabilmente, hanno qualche volta questa sensazione di essere un po' in carcere. Noi cerchiamo di alleviare questa sensazione, quarto piano dipartimento di economia aziendale. Noi siamo lì, quindi se qualcuno, tra l'altro diciamo anche una cosa che l'università pubblica in particolare è a libero accesso, cioè le lezioni singole possono essere tranquillamente frequentate anche da non iscritti, pochi lo sanno però l'accesso è libero, ovviamente è, ci sono un mini, mini controlli per evitare che arrivi qualcuno con cattive intenzioni, però insomma se qualcuno di voi vuole ogni tanto venire a curiosare via Silvio D'Amico 77 durante i periodi da settembre a dicembre, poi da febbraio a fine maggio per vedere come, come funziona l'università, ci incontra nei corridoi, ci vede nelle aule. Insomma, sarebbe anche una bella iniziativa da fare le visite a Roma 3. No. Quindi basta, come premessa generale direi di sì. Allora siamo, ci siamo, eh, ovviamente poi potete fare tutte domande anche su, su, su chi siamo e, e che cosa facciamo. Il tema educazione finanziaria. Allora io eh, ieri insieme a un giovane dottorando che si chiama Edoardo Lanciano, che è quel ragazzo che si, adesso si alza e si presenta, saluta tutti, bene grazie Edoardo. Siamo andati nell'ambito di una iniziativa che è organizzata dall'Organizzazione Mondiale per lo Sviluppo Economico Oxe in italiano come sigla, che si chiama questa iniziativa Global Money Week, direi la settimana del denaro globale o la settimana globale del denaro, eh, e, eh, ed è un'iniziativa appunto di una settimana a livello internazionale in cui in tutto il mondo si cerca di eh, eh, aumentare la consapevolezza nella gestione del denaro da parte dei giovani. E noi siamo andati, eh, per fare questo, eh, a, eh, in una scuola, in un istituto tecnico all'Eur e abbiamo eh, fatto un piccolo seminario con gli studenti e le studentesse. Ed è stata una, una bella esperienza, tra l'altro un'esperienza che avevamo già avuto con la stessa scuola durante il mese dell'educazione finanziaria. In Italia dal 2018 l'ottobre è il mese dell'educazione finanziaria. Qualcuno come me, più senior, che vedo anche fra il pubblico, si ricorderà che probabilmente ottobre era tradizionalmente in Italia il mese del risparmio. E normalmente questo mese era molto organizzato, festeggiato dalle casse di risparmio, perché ovviamente queste banche particolari sono nate proprio per agevolare il risparmio di tutti i ceti, anche dei ceti più eh, poveri, quindi non tanto e solo di quelli che comunque hanno disponibilità, di tutti. No? Quindi ci sono tutta una serie di. la storia. Qua mi insegno, qua c'ho la collega De Rigo che tra l'altro è una grande storica della banca, eh? attenzione, lei mi ha omaggiato di un volume che tengo nella mia libreria personale qui a Casa Roma e eh, che guardo sempre, no, ho anche in parte letto, devo essere onesto, non l'ho letto tutto, però molto interessante e quindi cioè, la storia delle banche è una storia estremamente interessante perché vi dice come eh, queste istituzioni che spesso vengono attaccate sui media è colpa delle banche, cioè, in realtà molte di queste banche sono nate la storia di queste banche sono nate assolutamente per favorire eh, il risparmio e la gestione oculata e diciamo, adeguata del denaro delle persone quindi ci sono delle, delle ragioni sociali alla, alla base della nascita di, delle banche, della banca come, come, come istituzione, no? poi dopo qualche volta si, tra, si travisano i fini istituzionali, va bene, però questo è un altro discorso, tutto ciò che è umano può essere fallace, insomma, lo sappiamo per esperienza, quindi non è che le banche siano tutte sante o tutte diavoli. Alcune possono essere diavoli, a volte, sometimes, qualche volta succede. Ultimamente sta succedendo, ma per tutta una serie di ragioni che non so se esploreremo oggi, perché. Insomma, però diciamo insomma stiamo tranquilli oggi ho sentito un'intervista sempre alla radio di un professore un eminente professore della Luis che ha detto no stiamo tranquilli ci sono le banche centrali che comunque assicurano liquidità bisognerebbe capire o far capire quanta liquidità possono assicurare le banche centrali ma questo è un grande tema è un grande mistero a volte anche per noi no cioè è vero nel senso che diciamo cioè, stampare denaro si può fare sempre poi dopo è chiaro che L'effetto inflattivo, insomma, c'è. Comunque, vedremo come proseguiranno queste storie. Eh, mi sono ovviamente perso un po' il filo. Allora sì, l'educazione finanziaria, e allora abbiamo rivolto a, inizialmente delle domande. Allora, la prima domanda che rivolgo a voi è: se voi aveste 100 euro su un conto corrente, questo Conto corrente è remunerato al 2% annuo. Eh, dopo cinque anni, non considerando le spese di tenuta conto, le spese di gestione, su quel conto, se non effettuate ovviamente prelevamenti, avrete di più, di meno, uguale o non sapete quanto avete? Qual è la risposta che vi viene? Chi dice avrò di più? Non siate timidi, non è un'interrogazione, è per capire se la domanda è chiara, avete 100 euro su un conto, il conto è remunerato al 2% annuo, dopo 5 anni, senza considerare le spese di gestione, avrete di più A, di meno B, uguale C, non so D. Se non, sì, io ho detto che non se non preleviamo dovremmo avere di più eh, rispetto a un tasso fisso. Sì, il tasso è fisso. Poi dopo il problema è. Il problema è se non prelevate. Qua c'è uno studente alla sala risposta. Ma no, volevo chiedere cosa significa rinumerato Benissimo, vuol dire che quei 100. Cento... Euro se lei non preleva dopo un anno sono 102, ok? Cioè la remunerazione è 2 euro ogni 100 ogni anno. Consideriamo l'inflazione oppure no? Brav'o, eh, già, questo è, è avanti, è avanti, è già, è, già la seconda domanda. è già la seconda domanda. No, nel senso che questa prima domanda, adesso poi vi spiego perché vi faccio queste domande. Se no, no, svegliamo il mistero subito. Mi, mi, mi cade l'attenzione dell'aula. No? Cioè, è, 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 è un trucchetto elementare. Allora è chiaro che la risposta giusta, svegliamo subito, è quella della signora: avrò più di più, ma non avrò 102. Perché il secondo anno il 2% su che cosa viene calcolato? 100. Su 102. Questa cosa si chiama. Interesse composto. Allora, l'interesse semplice è il 2%, però se io detengo la stessa quantità di denaro per 5 anni a una remunerazione del 2% anno, il 2% viene calcolato ogni volta sul montante, cioè la somma di capitale più interessi. Quindi è la formula cosiddetta dell'interesse composto. Però normalmente questa prima domanda si fa per capire... Qual è il livello di conoscenze finanziarie? Questa è una delle tre domande che sono storicamente fatte in tutte le indagini per comprendere se le persone a che livello di, di alfabetizzazione finanziaria le persone sono. Okay? Ed è un qualcosa che viene fatto in tutto il mondo e, in particolare, viene fatto dall'Ocse, che è la stessa organizzazione che organizza la Global Money Week. Seconda domanda. Se avete 100 euro sullo stesso conto, la remunerazione è dell'1% annuo e il tasso di inflazione è del 2%, dopo un anno avrete la stessa capacità di acquisto, una capacità di acquisto diminuita, una capacità di acquisto uguale o non so la risposta l'ha già data il ragazzo qua è diminuita quindi quando noi pensiamo a quanto rendono i nostri soldi dobbiamo sempre scontare l'inflazione se veniamo a fare la spesa con i nostri 101 euro e l'inflazione ahimè fosse del 2% ma oggi è ben superiore ovviamente quella, la, quella, la capacità di acquisto di quei 101 euro ai noi è minore, lo riscontriamo, eh, potremmo andare a chiedere a quelli che vendono il finocchio, la, la mortadella, eccetera, a quanto la vendono oggi rispetto a ottobre dell'anno dell scorso. Adesso dico ottobre per l'inizio, dopo l'estate l'anno scorso. Ok, quindi uno avere nozione di che cos'è una remunerazione appunto, su un de del denaro, ad esempio, depositato in banca. Due, avere nozione dell'inflazione. Tre, terza domanda. Siete d'accordo o non siete d'accordo o non sapete con questa affermazione? È meno rischioso investire 1000 euro in una so nelle azioni di una sola azienda che investire lo stesso ammontare di 1000 euro in 10 aziende è chiara la domanda è meno rischioso investire 1000 euro in un'azienda piuttosto che investire gli stessi 1000 euro in, 10 az in azioni scusate, di 10 aziende eh, siete d'accordo? non siete d'accordo? non sapete pure io eh, più è diversificato, e meno si rischia. è diversificato, meno si rischia. Allora, fatto salvo, poi fatti salvano, tutta una serie di precisazioni: è vero, la diversificazione degli investimenti ha un effetto di attenuazione del rischio. Eh, perché ho detto parzialmente vero? Perché noi diciamo che. Se i fattori che influenzano l'azione A sono i medesimi dell'azione B, C, D, E, F, G, H, I, L, cioè di tutte le dieci azioni, ai noi il rischio sarà sì probabilmente un po' diminuito, ma non più di tanto perché i rendimenti sono correlati. Se non sono correlati, cioè se investiamo in settori che risentono ad esempio dell'andamento della congiuntura economica in modo diverso, evidentemente diminuiscono diversificando diminuiamo il nostro rischio. Queste sono le tre domande così importanti che in inglese vengono definite le grandi tre, le big three e sono le tre domande che vengono rivolte negli, nelle indagini sul uh, livello di alfabetizzazione finanziaria. Uh, Italia, il 37% delle persone intervistate nell'ultima indagine OXA ha risposto correttamente a queste tre domande. L'Italia è al 67 posto nell'educazione finanziaria a livello mondiale. Non faccio commenti. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo scelto come tema l'educazione finanziaria. E noi come la facciamo? Ovviamente noi la facciamo nei nostri corsi, ma sarebbe troppo poco. Perché sarebbe troppo poco? Perché la percentuale della popolazione italiana che arriva a livello universitario è bassa, purtroppo è una delle più basse in Europa. Anche qua non faccio commenti. Conosciamo tutti la storia d'Italia degli ultimi, dal dopoguerra ad oggi. Io quello che dico e lo, qua lo dico perché è anche un'occasione politica, secondo me, un incontro di questo genere, politica in senso assolutamente di polis, ok? Quindi non partitica politica. Allora, sicuramente penso che dobbiamo concordare su un fatto che se noi continuiamo a produrre eccellenze nell'università facciamo cosa buona e giusta, ma le eccellenze le università italiane in tutti i campi le produceva anche all'inizio del Novecento o a metà del Novecento, grandi fisici, adesso stiamo qua a fare i nomi, fermi, adesso per, per dire un nome che ti viene subito in mente: grandi letterati, eccetera. Non basta. In una grande, grande nel senso. Paese con tanta popolazione, che è comunque con le misure tradizionali di sviluppo economico, cioè il famoso PIL, comunque tra i primi 7-8 paesi del mondo, beh, non basta avere le eccellenze. Il mio slogan è: lo sanno, adesso sorrideranno perché dice, dice sempre la stessa cosa, ma a loro non l'ho mai detta, eh, quindi. <ride> Lo slogan è bisogna alzare la mediana, che sembra un po' uno slogan calcistico, alzare la mediana e andare a fare pressing, no. È alzare la percentuale di persone educate ad alto livello nel paese. Non basta avere le eccellenze, bisogna alzare la mediana dal punto di vista statistico, perché un grande paese è grande se ha una mediana alta. Se ha solo eccellenze... Può essere, tra l'altro alcune di queste eccellenze è investimento in capitale umano che è pagato in Italia e poi va a lavorare all'estero correttamente perché a livello individuale ovviamente è giusto e corretto il mondo per noi, non per tutti, ma per noi può essere aperto a questi livelli e uno va dove va perché trova opportunità professionali migliori. Però noi perdiamo qualcosa. Certo manteniamo le relazioni, ma... Una cosa è avere relazione, una cosa è avere a volte il prodotto del brain, del cervello, del capitale umano. Insomma, io c'è un figlio di un mio carissimo amico, professore anch'esso, che è andato in Gran Bretagna ed è a capo di un dipartimento di ingegneria dei materiali che gestisce un budget di miliardi di euro. Ed è un italiano. Buh, fa un po' freddo qua. Però mi è venuto freddo anche per quello che ho detto. Andiamo avanti. Noi, come facciamo educazione finanziaria? Facciamo educazione finanziaria anche collaborando con il Comitato per l'Educazione Finanziaria. Io, qua, ho alcuni gadget. Quindi, diciamo che. Allora, diamo questa borsa, questo shopper del Comitato alla signora che ha risposto bene alla prima domanda. E eh beh, insomma. Eh, cioè, qua, ragazzi, cioè adesso abbiamo anche il Ministero per la Pubblica Istruzione e il merito, e allora io mi adeguo. Qua, al ragazzo che ha detto dell'inflazione, lo Shopper, mi raccomando, poi qua dopo, allora, qua già che ci so, sono la fase gadget, eh, chi è che ha eh, un bambino, un figlio, nipote, fratello, piccolo? Bravo, al nipotino di questo signore che anche lui ha risposto alla diversificazione, quindi è giusto, prende il premio anche lui, se no, non glielo davo, eh. il merito il merito. E qua poi alla fine. Potete prendere, secondo me siete tutte persone che se siete qui oggi, in questa bella giornata, aver, aver fatto la spesa, sentire dei professori, siete persone che leggete. Questi sono dei segnalibri con il memo del, di alcuni slogan del comitato, tipo informati bene, e poi ce ne sono altri, insomma poi vi divertite a vedere, più guadagni più rischi, la famosa combinazione rischio-rendimento, a maggior rischio maggior rendimento, eccetera. Quindi noi facciamo educazione finanziaria da soli e collaboriamo poi con il Comitato, comitato per l'educazione finanziaria che è stato creato nel 2017. È stata anche qua un'iniziativa pregevole e nel senso che finalmente anche noi ci siamo dotati di un organismo di coordinamento. Questo organismo è, ha come rappresentanti le autorità di controllo, quindi Banca d'Italia, Consob, Ivas, Covip, le associazioni dei consumatori, il Ministero eh, dell'Università e eh, mi sembra basta, perché la pubblica istruzione no, sono andato ieri a vedere, no, non c'è il MEF, perché poi il comitato è costituito presso il Ministero Economia e Finanza, quindi presso, presso il cosiddetto vecchio dizione Ministero del Tesoro, la sede storica che è tuttora la sede del MEF. Eh, perché facciamo iniziative col Comitato? Beh, perché il Comitato è l'organo di coordinamento e quindi si avvale molto del, dell'apporto delle, delle università, poi noi l'abbiamo fatto come docenti di economia intermedia e, e finanziaria con la nostra associazione che ha un terribile acronimo ADENF che sarebbe l'Associazione dei docenti di economia intermediaria e dei mercati finanziari, adeinf.it, ad andate a vedere il sito, anche quella è una bella cosa, il sito del comitato è quello che conta.gov ed è un sito molto ricco di informazioni, ci sono tutta una serie di anche domande, di, di punti d'attenzione, di contributi, ci sono le indagini. Il Comitato ha svolto tre indagini: 20, 21 e 22 con Doxa. All'ultima abbiamo partecipato anche molto attivamente noi di, di Roma 3 e eh, è un'indagine su un campione di circa 5.000 persone in Italia, atto a rilevare eh, il livello di educazione finanziaria e anche gli orientamenti. Per esempio nell'ultimo rapporto è stato molto evidenziato l'orientamento all'investimento socialmente responsabile, quindi al tema della sostenibilità. No, quindi è, il mondo dell'educazione finanziaria è un mondo che da un lato eh, tratta il tema dell'alfabetizzazione finanziaria, quindi cercare di insegnare fin dalla più giovane età eh, i, i criteri di base per gestire bene il proprio denaro. E poi ovviamente segue una serie di altri temi più evoluti che sono dei temi che eh, si trovano anche ormai sulle pagine dei giornali, che noi sentiamo continuamente. Avrete sentito parlare sicuramente, magari non avete dato attenzione, ai eh, criteri ISG o ESG, che sono i criteri che indirizzano gli investimenti dei grandi fondi internazionali. Quindi i grandi fondi internazionali tendono a investire sempre di più in eh, società che rispettano eh, dei, come dire, delle regole di rispetto ambientale, ecologico e sociale, di impatto sociale, quindi su, sul, sugli equilibri, sull'equità, ad esempio, sociale, e i cosiddetti mod G, modelli di governance, dove per modelli di governance si intende la rappresentatività. Dei vari, dei, dei vari portatori di interesse e anche di genere, quindi l'equilibrio del genere nei consigli di amministrazione, ad esempio tra uomini, tra uomini e donne, e poi anche, anche l'orientamento al rispetto delle minoranze, ad esempio, questo è un, un tema di grande impatto attuale eh, su cui noi stiamo lavorando in ricerca, ma si lavora anche in formazione e in divulgazione. Uh, che, che cosa facciamo, come lo facciamo? Beh è chiaro che uno dei temi più importanti è come rivolgersi a un adulto, come rivolgersi a un giovane, è chiaro che l'educazione finanziaria come qualsiasi tipo di educazione, pensate all'educazione all'igiene personale, all'igiene personale vuol dire la salute anche. È chiaro che è diversa se la faccio con un, un bambino di 6, 7, 8 anni, con un ragazzino di 12 o di 15 o un adulto maggiorenne. No? La stessa cosa vale per l'educazione finanziaria. No? Quindi è chiaro che ci deve essere una proporzionalità di intervento. Anche pedagogicamente gli interventi vanno fatti in modo diverso. Noi non siamo degli esperti di pedagogia, ma quando si fanno progetti di educazione finanziaria si prendono anche dei suggerimenti molto utili da parte dei, dei pedagoghi, perché ovviamente insegnare, ripeto, a eh, bambini o adolescenti la gestione del denaro è cosa diversa che insegnarla a un adulto, evidentemente, no? per tutta una serie di motivi che sono chiari, chiari a tutti. Quindi veramente è un, è, un mondo che, eh, è un mondo che noi abbiamo scoperto in tempi più o meno recenti, ma c'è una comunità molto forte ormai in Italia di, di docenti universitari, di persone che operano anche all'interno di banche intermediari, quindi anche, eh, esiste una federazione che si chiama FEDUF, che è una, una fondazione che si occupa di temi di educazione finanziaria e vede partecipare molte banche e molti intermediari. Eh, ce ne sono veramente tante di iniziative e il comitato è eh, un organo importante di coordinamento. Quindi poi ci sono anche i soggetti che fanno parte del Comitato, tipo Banca d'Italia, Consob, eh, Ivas, eh, Covip, che fanno poi educazione su termi, determinati temi. Covip, per esempio, che si occupa di fondi pensione, si occupa della previdenza. Noi abbiamo gestito con Covip un, e stiamo gestendo, anzi con Covip e col Comitato, un concorso per studenti universitari sulla diffusione della educazione previdenziale. Io mi fermo qua perché ho già preso tantissimo tempo, perché c'era qualcuno che diceva, eh, ma abbiamo due ore, ma riusciamo a riempirli? Dico, guarda, quando parlo io normalmente purtroppo il tempo non basta mai, quindi voi state tranquilli che io comunque 45 minuti li copro. E infatti ho fatto una lezione di 45 minuti. Adesso mi fermo, lezione si fa per dire, insomma. non voleva essere una lezione, voleva essere, spero, un simpatico e utile, una simpatica e utile introduzione al tema. Se ci sono domande, o adesso o dopo, se no passiamo al tema successivo con eh, Massimo Caratelli che ci parla dell'arbitro bancario finanziario. Ci sono domande, curiosità, magari vi vengono dopo, sì, sì, perfetto. E... Se è possibile, perché adesso non me lo ricordo più, dire in parole comprensibili semplici la differenza fra economia politica e politica economica. Che immagini... uh, eh, ma questa è la differenza, eh, questa doveva farla la settimana scorsa. Io non, non so... Sono... No, non vorrei, capisce, cioè, io ho detto esistono due dipartimenti. Ho, detto, ho fatto la distinzione. Lei mi ha fatto la domanda sull'altro dipartimento. Non sia mai che io dà una risposta non esatta domani o il prossimo giorno che torno in dipartimento mi tempestano di messaggi telefonati. Quindi mi astengo da rispondere. È legittimo, non è il mio campo. Politica economica l'ha già detto lei, però mentre l'economia politica possiamo dire in generale potrebbe essere più il campo dell'analisi, eh, la politica è, è, è il campo delle politiche, cioè delle linee di indirizzo. Allora, in Italia infatti noi diciamo manca una politica industriale o manca una politica economica o è carente la politica economica, non diciamo è carente l'economia politica. No? Quindi non so se è chiaro. E quindi... eh. Che diceva il professore? Dite che la... Sono le due facce di una stessa medaglia, però... Però... però che vuol dire? <ride> ha ragione anche lei. Io la spiegherei così, cioè la politica è il mettere in piano delle azioni per... Se no che politica? Questo vale per l'educazione finanziaria, per eh, lo sviluppo dell'industria dei servizi, eccetera, eccetera. Magari una politica educativa non sarebbe male, ma comunque basta. Adesso andiamo, andiamo, andiamo. Quindi, adesso no, è interessante perché lui si occupa della parte proprio più terri terribile, così. Ah, no, nel senso. Dipende dai punti di vista. Dipende dal punto di vista, insomma, cioè. Quindi allora. quando le cose non vanno bene c'è l'arbitro. Vediamo un po', speriamo possa contribuire. Educazione finanziaria vuol dire anche conoscere degli strumenti che il sistema mette a disposizione per poter cercare di risolvere dei problemi. Quindi non vuol dire soltanto saper essere consapevole nelle scelte di risparmio, di pianificazione del proprio risparmio oppure di indirizzo di questi risparmi. Tra gli strumenti di tutela, come il professor Previati ha anticipato, c'è un organismo che è stato costituito nel 2009 dalla Banca d'Italia e che si chiama Arbitro Bancario Finanziario e di questo cerchiamo di parlare oggi. Allora, la prima immagine che tra poco vedrete riguarda un episodio eh, che è stato, ehm, diciamo, ha avuto gli onori della cronaca, in particolar modo una truffa SMS. Non so quanti di voi, spero pochi, eccoci, fantastico. Eccoci qua, stati coinvolti con, o hanno sentito, o hanno avuto informazioni a riguardo. Praticamente, notizia veramente recentissima, domenica scorsa, um, una cliente di un noto intermediario finanziario è rimasta vittima di una frode informatica, in particolar modo ha ricevuto... Ok, sente meglio? Mm ha ricevuto un sms, ehm, si comunicava l'urgenza di rispondere a questo sms dando delle informazioni, ehm, accedendo ad, ad un link e ad un sito internet, eh, altrimenti entro 24 ore tutto veniva bloccato. Presa dall'ansia, la signora ha risposto e ha condiviso tutte le informazioni con quello che poi si è verificato essere un truffatore, ahimè l'indomani conto totalmente svuotato con ben 39.000 euro che erano spariti. 10.000 euro erano stati poi via via restituiti dall'intermediario finanziario, ballavano i residui di 29.000 euro. Notizia apparsa sui giornali, grazie anche al contributo dell'ABF la signora è riuscita a recuperare i restanti 29.000 euro. Ora, ora ehm, tra l'altro considerate vicenda del 2018. Um, quindi, insomma, il riscontro non è stato evidentemente immediato. Evidentemente la signora poteva anche attivarsi prima. Quindi avere alcune informazioni a al riguardo è molto utile. Vi presento qui due slide: c'è cioè una slide che riguarda le due immagini, due um, guide approntate da parte dell'arbitro bancario finanziario e dalla Banca d'Italia. La prima è una guida rapida, la seconda riguarda in generale l'ABF, BF. Partiamo in modo. Questa pagina della slide vi dice avete un problema con gli intermediari finanziari, con la vostra banca, allora dovete ehm, innanzitutto comunicare con il vostro intermediario trasmettendo un reclamo. Il reclamo non è nient'altro che un atto, un contenuto scritto che può essere veicolato piena libertà. Una mail è sufficiente, non è necessaria raccomandata, non è necessaria... Eh, posta certificata, eh, comunicate però per iscritto all'intermediario che ha all l'obbligo di rispondervi in genere sapete entro quanto? Entro 60 giorni. Dipende un po' dalla tematica perché se riguarda, ehm, diciamo, la vostra contestazione riguarda i servizi di pagamento eh, il lasso temporale è ancora più ridotto e la risposta deve av eh, voi dovete avere risposta entro 15 giorni. Se l'intermediario non vi risponde entro questo termine o se la risposta che viene data non è soddisfacente, potete attivarvi con l'arbitro bancario finanziario. In particolar modo esiste un portale. Dopo trovate l'indirizzo a disposizione che incredibilmente è www.arbitrobancariofinanziario.it. Eh, tutta la procedura è informatizzata, è piuttosto semplice. C'è cioè un video tutorial messo a disposizione della Banca d'Italia che vi indirizza su come interloquire con l'arbitro bancario finanziario. Ora, che cosa. Cerco di diciamo, affrontare insieme come è composto questo arbitro e come decide entro quanto vi potete aspettare una risposta. Eh, due parole chiave: reclamo, ricorso, che ci portiamo un po' nel resto della presentazione. Il reclamo, ve l'ho già detto, mi ricordate cos'è il reclamo? C'è anche scritto, eh, incredibilmente, per chi riesce a leggere. È una contestazione, è un comportamento anche omissivo da parte dell'intermediario finanziario, però l'importante è che la contestazione sia scritta. Questo perché? Perché si può così attivare la fase successiva, che è quella di coinvolgimento di questo arbitro bancario finanziario. Anche lì la contestazione deve essere scritta. Qual è la differenza tra reclamo e ricorso? Che evidentemente, qual è la differenza tra reclamo e ricorso? All'intermediario finanziario, mentre il ricorso. A quest'altro organo che è l'arbitro bancario finanziario, esattamente. Ha già avuto a che fare con uh, l'ABF? No, è <ride> espertissimo. <ride> Perfetto. Okay. Allora, ehm, quale sarà evidentemente? Allora, la contestazione deve essere identica, altrimenti il sistema non regge. Evidentemente la seconda contestazione rivolta all'arbitro presuppone anche l'indicazione di qual è la contestazione che si fa all'intermediario finanziario dopo la fase di reclamo, perché l'intermediario può o non aver risposto oppure aver risposto ma in maniera per voi non soddisfacente. Dovete chiarire all'arbitro perché per voi non è soddisfacente. Detto questo, la contestazione deve essere, abbiamo detto, comune, possiamo quindi andare avanti. Punto di partenza, reclamo. Giusto? Contestazione scritta. Qui c'è una bellissima più o meno slide ehm, con dei dati recuperati dal sistema bancario finanziario. In particolar modo ogni intermediario, per obbligo di legge, deve comunicare attraverso un rendiconto che trovate lì citato, rendiconto annuale sull'attività di gestione dei reclami, qual è il volume di reclami che intercetta durante l'anno. Secondo voi a parte è oscurato e anonimo il nome dell'intermediario poi sta a voi giocare un po' e cercare di comprendere qual è il primo che ha 174.000 rotti reclami durante l'anno rispetto agli altri con un'evidenza abbastanza diciamo un stacco abbastanza importante secondo voi il numero di reclami intercettati da intermediario è un segno negativo? forse sì perché? boh che evidentemente indica che cosa? Che c'è una, una contestazione. Tra l'altro scusate, secondo voi tutte le contestazioni fatte agli intermediari sono soltanto reclami oppure no? C'è qualcosa che si perde, perché il reclamo è la parte scritta. Quindi ci sono anche altre contestazioni che voi semplicemente condividete con il personale della banca e che in realtà rispetto ai quali non avete traccia. giusto? Quindi il reclamo forse è una punta un po' dell'iceberg. In realtà considerate la numerosità differente tra un intermediario e l'altro dipende da tante cose. Da che cosa può dipendere? Che viene in mente? Eh? Dal bacino di riferimento dell'intermediario. Ci sono degli intermediari locali, il BCC, oppure ci sono degli intermediari che hanno un perimetro di riferimento molto più ampio, nazionale. Quindi, verosimilmente, chi è eh, diciamo, ai vertici di questa classifica, forse ha un bacino di riferimento molto ampio, a livello territoriale. Inoltre, dipende anche da altre cose. Altre cose possono essere. Dal in realtà, è la numerosità di contestazioni. Eh, è chiaro che, se le poi ogni singola contestazione ha un importo importante, ma insomma, quello impatta e magari c'è un passaparola negativo tra, tra persone che contestano determinate ehm, diciamo, situazioni, e quindi il volume può aumentare. altro elemento dipende dai servizi che vengono prestati, perché ci sono in generale. Dei servizi che sono soggetti a una percentuale di errore magari maggiore, pensate che fa servizi di pagamento. Ci sono dei problemi di processo inevitabili e strutturali che fanno sì che quegli intermediari intercettino a parità di attività e a bacino di utenza diciamo, coinvolto un numero di reclami e di contestazioni possibili maggiori. Consigliate, prima abbiamo parlato di truffa SMS. Perché è un reclamo? Sotto che forma quella truffa coinvolge l'intermediario finanziario? Sono domanda cattivissima, io non ho gadget da distribuire quindi forse per quello non perché c'è un disconoscimento perché evidentemente. La, la, la persona in quel caso ha ehm, autorizzato un'operazione, ha autorizzato e sarà coinvolta in una truffa, ha condiviso i propri dati con eh, terzi soggetti, il truffatore che poi ha disposto a carico del conto corrente o della carta della signora un'operazione che la signora si è ritrovata nel estratto conto. Quindi cosa ha fatto la signora? Ha contestato, ha disconosciuto l'operazione dell'intermediario di finanziario e gli scatta la fase di reclamo. Ok? Chiaro? Anche perché l'intermediario deve avere poi il tempo di andare a verificare tutte le carte e comprendere, c'è una cosa fantastica che ogni tanto vediamo, perché faccio parte dell'arbitro bancario finanziario, che sono i cosiddetti log informatici, quindi tutte le evidenze informatiche delle operazioni che vengono, che vengono prodotte dagli intermediari finanziari sono dei codici fantastici e quasi incomprensibili, però insomma quindi ci vuole tempo per analizzare e verificare eh, il caso specifico e riscontrare il cliente. Ora, quindi, allora eh, abbiamo detto. Sicuramente non è fantastico avere tante contestazioni, però dipende dall'intermediario, dal bacino di riferimento, dai servizi che vengono prestati. Qui avete una slide è tratta dalla relazione annuale dell'arbitro bancario finanziario dove vi indica quali sono le contestazioni che per via sono state intercettate nel corso del tempo da parte eh, del sistema bancario nel complesso. Questiate non sono poche. Alla Banca d'Italia sono state eh, segnalate nel 2021 470, oltre 470.000 reclami, quindi un volume abbastanza importante. Considerate che non tutti questi reclami sono di competenza dell'arbitro bancario finanziario che tra poco vi presento, perché l'arbitro bancario finanziario è competente per una serie di servizi, sicuramente non è competente per i servizi di investimento, perché c'è un'autorità costituita da un'altra autorità di vigilanza che è la Consob e l'autorità di riferimento, l'organismo di riferimento è l'arbitro per le controversie finanziarie e c'è poi un'altra autorità che è l'IVAS che intercetta tutte le contestazioni relative invece all'attività assicurativa. Tra l'altro l'IVAS tra poco inaugurerà il terzo organismo simile diciamo, all'arbitro bancario finanziario, questo terzo organismo è ehm, l'arbitro assicurativo. Okay? Quindi considerate 470.000 eh, reclami, un numero che... Paventa abbastanza, in realtà non tutti riguardano eh, specifiche ehm, contestazioni riferibili all'arbitro bancario finanziario. Considerate che qual è la parte più importante di contestazioni, quale oggetto riguardano? C'è un 48% che riguarda gli strumenti di pagamento che è collegato alla truffa informatica che avevamo segnalato precedentemente. Le tematiche però sono ovviamente anche diverse. Ehm, segnalazioni nelle centrali che raccolgono informazioni creditizie. Quando voi chiedete un prestito gli intermediari devono valutare la vostra affidabilità e per questo vanno ad ehm, utilizzare delle informazioni disponibili in alcuni sistemi che prendono il nome di centrale rischi o CRIF, non so chi di voi conosca e così via. Altre contestazioni riguardano i finanziamenti e poi la raccolta, quindi conti correnti e depositi. Il reclamo, che è il, diciamo, la prima forma di contestazione scritta nei confronti dell'intermediario, è un tema importante per gli intermediari, perché consente agli intermediari di migliorare il proprio servizio. Avere coscienza di ciò che non funziona o delle lamentele da parte dei clienti è un elemento importante, perché ovviamente. Ciascuna banca vuole che i propri clienti siano soddisfatti il più possibile. Quindi c'è molta attenzione da parte del sistema, c'è cioè un monitoraggio che viene fatto dal 1994 ogni anno da parte dell'associazione bancaria italiana, eh, con dovizia di informazioni e qui trovate per esempio un grafico che individua quali siano le diverse fattispecie, i motivi specifici delle contestazioni che eh, vengono presentate prima di tutto agli intermediari finanziari. Come ho detto precedentemente, di solito le lamentele riguardano processi. Non hai eseguito, mi hai detto che le condizioni del prestito erano queste, trovo applicate delle condizioni diverse, oppure ti ho chiesto di disporre il bonifico, non l'hai fatto o l'hai fatto in, in ritardo. Okay? Ora, reclamo. Ma noi dobbiamo parlare di arbitro bancario finanziario. Quindi si passa alla seconda alla seconda fase del, della gestione della, del, della lamentela della contestazione la Banca d'Italia è coinvolta con questo organismo costituito nel 2009 eh, organismo che ha avuto grande successo nel corso del tempo considerate che nel 2009 ehm, erano stati, aveva intercettato l'arbitro bancario finanziario 300 ricorsi attualmente i ricorsi sono oltre i 20.000 nel 2017 sono stati superati i 30.000 ricorsi l'anno considerate che vi ho citato prima l'arbitro delle controversie finanziarie, che è quello che riguarda i servizi di investimento. Il volume delle contestazioni è decisamente più ridotto. In un anno, l'ultimo anno, hanno intercettato 1.500 ricorsi contro gli oltre 20.000 da parte dell'ABF. Quali sono le fasi? Allora abbiamo detto reclamo, contestazione con l'intermediario. La contestazione non ha dato esito soddisfacente perché l'intermediario o non ha risposto o ha rigettato la vostra contestazione oppure... L'ha accettata parzialmente. A questo punto, voi non siete soddisfatti, potete entro 60 giorni, dovete aver avuto la risposta, poi avete il tempo di presentare il ricorso all'ABF, a questo organismo. C'è il portale che vi ho detto precedentemente, e tutto funziona in maniera elettronica. Tra l'altro, non è necessario un avvocato o un professionista che vi supporti, anche questo dovrebbe. Facilitare le contestazioni, tutto in formato elettronico e le risposte di solito sono molto rapide. Considerate che nel 2021 in media la risposta e quindi la decisione chi ha torto o chi ha ragione si è avuta in 137 giorni, considerate poco più di quattro mesi. Ehm, L'arbitro bancario finanziario è un sistema stragiudiziale di gestione delle controversie, che vuol dire stragiudiziale? Stragiudiziale, che, vi che cosa vi richiama? Qualcosa che va al di là? Assolutamente sì, quindi l'alternativa per risolvere un contenzioso con l'intermediario è rivolgersi a un giudice ordinario, con tempi forse un po' più lunghi? Direi di sì, assolutamente sì, quindi quattro mesi penso ci possa stare per sapere chi ha torto o chi ha ragione. Tra l'altro, non solo è uno strumento abbastanza rapido, ma anche molto economico. Può essere attivato, vi dico, non da parte dell'intermediario ma da parte dei clienti, al costo di 20 euro. Quindi il contributo che la Banca d'Italia vi chiede a tutto il sistema per poter ottenere una risposta sulla vostra contestazione è versare 20 euro per, ottenere, per sapere in tempi rapidi che cosa succede. Okay? Quindi penso sia uno sforzo. Tra l'altro, il cliente non può essere condannato. Anche questo è un incentivo forte a utilizzare questo, questo strumento. Fa sì anche. Situazioni abbastanza patologiche. Mi è capitato di dover valutare un ricorso di 100 pagine dove alla fine la richiesta del cliente era 50 centesimi. Quindi un costo abbastanza forte per il sistema, ma l'importante è risolvere, cercare di risolvere il dialogo tra intermediari e clienti, e quindi ci può assolutamente stare. Qui questo grafico ehm, vi rappresenta quali sono i passaggi principali. Quindi cliente, contestazione all'intermediario, l'intermediario non risponde, la palla ripassa al cliente che deve rivolgersi all'arbitro bancario finanziario attraverso il sito internet. Okay? Quindi attraverso il sito internet, attraverso il portale voi interloquite con quella che viene definita la segreteria tecnica dell'arbitro, cioè un, un gruppo di persone messe a disposizione della Banca d'Italia che aiutano chi decide le singole contestazioni um, nelle fasi di, di istruttoria, quindi di acquisizione della... della eh, della documentazione e poi nella fase anche decisoria sulla base di quello che vi dirò tra poco quindi finora sembra facile giusto prego mi dica rispetto a che cosa ci sono allora ehm, se riguarda la componente assicurativa se questo è il caso in realtà bisogna rivolgersi Ah, chi è che rimborsa? Gli intermediari finanziari. Cioè, alla fine, ve lo dico però, magari tra poco, c'è una decisione dove l'arbitro decide appunto chi ha torto e chi ha ragione e eventualmente condanna, se l'intermediario non ha ragione, condanna l'intermediario a effettuare dei pagamenti. Questo era... ok. Quindi, allora, considerate... Um, Documentazione arrivata tramite il portale della segreteria tecnica, a questo punto l'intermediario ha diritto a far che cosa? A controdedurre. giusto? Quindi ci sono 45 di giorni di tempo da quando il cliente ehm, deposita le, 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 le proprie contestazioni sul portale per l'intermediario per eh, presentare le, le proprie deduzioni eventualmente eh, che contestano, possono contestare alcune delle affermazioni da parte del cliente. A questo punto c'è spazio, la, la normativa dà spazio anche a, contro, diciamo, a delle repliche da parte del cliente, alle contro dell'intermediario e poi l'intermediario a sua volta può replicare alle repliche del cliente. Questo è l'esigenza diciamo, ehm, per rispondere in tempi rapidi, evidentemente fa sì che eh, debbano essere prese delle scelte. Una scelta importante è cercare di. Facilitare lo scambio di informazioni e si utilizza un portale e tutto viene deciso attraverso documentazione cartacea. Non c'è aud audizione delle parti, a differenza del giudice ordinario. Questo semplifica da un certo punto di vista eh, il lavoro dell'arbitro, è chiaro che è un sacrificio. Parlare con le persone mh, permette di arricchire un po' le informazioni, però mh, il tempo è importante. Chiuso il fascicolo, a questo punto l'arbitro ha 90 giorni di tempo per decidere. L'arbitro è formato da chi? Ecco qui. Allora, l'arbitro è formato da dei collegi. Considerate che a livello nazionale sono attualmente presenti sette collegi territoriali. Ogni collegio, per ogni riunione, è formato da cinque persone. Queste cinque persone hanno in mano la pratica che voi... Eh, avete sottomesso inizialmente all'arbitro con le contribuzioni e poi messe a disposizione da parte dell'intermediario finanziario. Qual è il compito di queste persone? Che faranno mai? Esamineranno la documentazione a disposizione e si pronunceranno secondo diritto. Secondo diritto: um, ogni collegio è formato da 5 componenti. Questi componenti hanno. Diciamo, sono di provenienza diversa, sono um, nominati, designati da, persone, da soggetti diversi. Um, chi, rivolge, cioè, diciamo, chi è coinvolto in questa controversia? Quali sono le parti? Da una parte avete i clienti, che possono essere dei consumatori oppure delle imprese. Considerate il volume delle imprese, fatto 100, l'ammontare complessivo dei ricorsi è esiguo: 5% dei ricorsi al più riguarda imprese, tutto il resto riguarda consumatori, quindi riguarda noi. Quindi da una parte abbiamo i consumatori, dall'altra parte abbiamo gli intermediari finanziari, giusto? Quindi considerate che queste cinque persone, proprio per essere rappresentative dei soggetti coinvolti all'interno della controversia, vengono nominate. Tre dalla Banca d'Italia, che è Superpartes, tra cui il presidente, che è il soggetto che è il punto di riferimento per, per tutta l'attività dell'arbitro. Dell Altre due nomi, abbiamo detto, nominati dai, eh, sempre dalla Banca d'Italia e poi... Tre Banca d'Italia ne restano due. Uno è nominato dalle associazioni di riferimento dei consumatori oppure delle imprese per quanto riguardano le contestazioni che riguardano imprese. Dall'altra parte avete delle, dei soggetti invece designati dall'associazione dall'ABI, fondamentalmente quindi l'associazione delle banche italiane. Ad esempio io faccio parte del gruppo di persone che sono de state designate da parte dell'arbitro bancario finanziario. Nell'arbitro bancario finanziario da parte dell'ABI. Della, dell Okay. Quindi io faccio parte di quelli cattivi, rappresento quello che giusto? <ride> si vede che sono cattivo, no? Ok. Allora queste persone si riuniscono, considerate che di solito sono 4 o 6 riunioni al mese che vengono organizzate, e, e, in media vengono esaminati una settantina di pratiche che vengono suddivise tra i, i vari ehm, soggetti coinvolti in quella specifica riunione. Torniamo, esistono peraltro diversi corleggi. Sono sette attualmente collegi territoriali, lì sono rappresentati, ve li leggo, collegio di Milano, Torino, Bologna, Roma, Bari, Napoli, Palermo, la differenza di ciascun soggetto è in base al domicilio del, del cliente che ha presentato il ricorso. Okay. Ciascun collegio ha complessivamente una ventina di componenti che poi tornano in quelle quattro o sei riunioni medie mensili che vengono esaminate. Ciascuno di noi quindi dà disponibilità per le diverse riunioni, in media veniamo coinvolti una o due volte al mese. In ogni riunione abbiamo al massimo 20 pratiche assegnate per ciascuno. Perché Ciascun diciamo, componente, a parte il Presidente che coordina tutti i lavori, ha delle pratiche di competenza rispetto alle quali è relatore ed estensore. Relatore perché secondo voi? Relatore di che? Relatore nei confronti del collegio di che cosa? De la, della pratica. Quindi praticamente è il soggetto referente di quel caso, si studia con molta attenzione tutta la documentazione e poi la espone agli altri membri al fine di assumere una decisione. Eh, sì, prego. Sì, solo sulle carte. Non... C'è una fase di contraddittorio però sempre diciamo, epistolare, cartolare. Quindi praticamente il cliente presenta la documentazione. L'intermediario le controdeluzioni entro 45 giorni, il cliente può esaminare la documentazione, ha diritto di esaminare ovviamente la documentazione ha 25 giorni per replicare. Nel momento in cui eh, l'arbitro riceve le repliche, l'intermediario ha ulteriori 20 giorni a disposizione per controreplicare. Fatto questo, l'incartamento è chiuso. Non so se il riferimento era il fatto di poter interloquire con le persone? Sì. Sì. No, allora, esistono altri strumenti per poter diciamo, gestire, ehm, prima di volgersi al giudice, la, la controversia. Sono degli organismi di mediazione. Sì, organismi di mediazione, che però hanno una caratteristica un po' diversa rispetto alla BF o ACF perché l'obiettivo di questi organismi costituiti dall'autorità di vigilanza è cercare di dare una risposta in tempi rapidi, veloci ed economica, dovendo fare però dei, dei sacrifici inevitabilmente. Tra l'altro il ricorso all'arbitro non preclude la possibilità di far ricorso ad altri, al giudice ordinario ovviamente, ma anche poi ad altri organismi di mediazione. Quindi è un'alternativa, si sono fatte delle scelte, è chiaro che poter interloquire con le persone dà una ricchezza in più, Um, al contempo impatta sui tempi. Cerco poi di sfatare comunque un altro elemento. Allora il fatto che tutto sia gestito attraverso un portale non vuol dire che non c'è interlocuzione. Non c'è in presenza interlocuzione, viene mediata segre dalle segreterie tecniche. Praticamente quando alcune parti del ricorso non sono chiare. O la segreteria tecnica, se queste carenze sono subito lampanti e obiettive, oggettive, che interviene con il cliente e chiede delle integrazioni, oppure lo stesso collegio nel momento in cui ha le carte a disposizione qualcosa insomma, mh, richiede un ulteriore approfondimento, che chiede attraverso la segreteria di contattare le parti e dà alle parti un termine, di solito 15 giorni, per poter integrare le informazioni. Chiaro? Quindi il sistema... Ovviamente ha pregi e difetti, l'obiettivo è cercare di risolvere comunque, dare una risposta in tempi rapidi, e una risposta peraltro robusta. Perché robusta? Anche perché i soggetti coinvolti di solito sono soggetti, a parte il sottoscritto, comunque di un'esperienza diciamo, piuttosto marcata sul campo. Un giudice ordinario ha competenze talvolta generaliste, giusto? L'arbitro bancario finanziario si occupa di quelle tematiche, servizi di pagamento, servizi creditizi. E, su quello ognuno di noi acquisisce una competenza, tra l'altro anche i requisiti di accesso sono abbastanza stringenti, prego è l'ultimo stagio del corso. O dopo se il ricorso non è soddisfacente? No, allora dopo si può. Dopo si può assolutamente. C'è la possibilità di presentare. passaggio al TAR, per esempio. No. C'è la possibilità di andare al giudice ordinario in realtà. Ah, Però consideri questa forse un'informazione utile che rispetto alle controversie decise da parte dell'arbitro bancario finanziario. Eh, L'1,5% dato dalla Banca d'Italia poi ha avuto un ulteriore risvolto di fronte, di fronte al giudice ordinario e nell almeno nell'80% delle volte è stata confermata la decisione dell'arbitro. Quindi sembra un dato utile. <ride> Possiamo essere contenti? Assolutamente. Ah, diciamo che poi nel corso del tempo, allora, l'arbitro bancario finanziario è stato costituito dal 2009, ormai sono quasi 15 anni, e c'è stata una forte interlocuzione anche con eh, diciamo la magistratura, penso sia un segnale anche questo positivo, la magistratura prende a riferimento molte volte nel, nelle decisioni gli orientamenti decisi dall'arbitro bancario finanziario. Insomma. Allora, alla fine di tutto questo complicato processo, apparentemente complicato processo, si ha che cosa? La decisione da parte del collegio. Quindi considerate che la, il collegio durante la riunione definisce in maniera sintetica entro che termini, arriva la decisione, cioè viene, scusate, ehm, c'è il dispositivo, a questo punto viene redatta dal. Poco fa abbiamo detto che ciascuno tra il presidente è relatore ed estensore eh, del, della pratica, giusto? Abbiamo curato il relatore, però abbiamo tralasciato l'estensore. L'estensore perché il relatore è anche estensore della decisione finale. La decisione, tra l'altro tutte le decisioni sono disponibili sul sito dell'arbitro bancario finanziario, è utile perché se avete un contenzioso specifico, qualcosa che non, non, vi, non vi soddisfa in maniera particolare, potete navigare sul sito dell'arbitro bancario finanziario nelle decisioni e trovare i casi che sono stati decisi precedentemente. Ovviamente è anonimo il riferimento all'intermediario al cliente, per il resto è tutto in chiaro. Okay? Quindi decisione in realtà è. Una, trovate dei PDF disponibili online, niente di più e di meno, diviso in um, tre parti. Standard: la prima è il fatto, quindi la descrizione di ciò che è accaduto e qual è la contestazione tra le parti. Seconda componente è la decisione, il secondo diritto, quindi chi ha torto o chi ha ragione secondo l'applicazione delle norme. E poi il cosiddetto PQM, cioè per, questo, eh, per quanto disposto, questo è quanto viene deciso. Questa decisione completa viene comunicata entro 90, eventualmente possibile, eh, 90 più 30 giorni alle parti. Okay? Poi l'intermediario ha 30 giorni per adempiere rispetto alla, alla decisione. Qual è l'esito della decisione? Quale potrebbe essere? Si vede poco, però fidatevi. Tre esiti ehm, di fatto. Allora, o viene accolto, giusto? L'accolto può essere, peraltro, il ricorso può essere accolto totalmente o parzialmente. O c'è un rispingimento, oppure c'è un'altra, cioè la cessazione del, della materia del contendere. Si dice del terzo esito, vuol dire che le parti, durante, prima che decide, decidesse l'arbitro, si sono messe d'accordo fondamentalmente. Considerate che nell'ultimo anno il 48% dei, dei ricorsi presentati e decisi dall'arbitro ha portato un esito favorevole al cliente. Nel 17% dei casi c'è stata, stata materia del contendere, quindi, comunque, di fatto il cliente ha avuto soddisfazione, perché vuol dire che si è messo d'accordo con, con la controparte, con l'intermediario. Nel 35% dei casi, invece, è stata rigettata l'istanza. Considerate che l'ABF ha avuto un'escalation molto forte costituito nel, 2000, nel 2009, 300 ricorsi raccolti, appena costituito, considerate che a ottobre, se non erro, ha aperto le porte per la prima volta, tra l'altro non c'era ancora il portale, adesso c'è, quindi è ancora più semplice, già nel 2010 raccolti 3500 ricorsi, che comunque da 300 a 3500 è un numero importante, considerate che... C'è stata poi via, via un'escalation molto forte, eh, nel 2017 sono stati sfondati i 30.000 ricorsi, adesso si è un po' abbassato il contenzioso e siamo a 22.000 circa. Secondo voi perché questo andamento a crescere è un po' altalenante? Da che cosa può dipendere? Allora Primo elemento importante, evidentemente diciamo, tutto il meccanismo porta non solo soddisfazione nei confronti delle persone che presentano delle contestazioni, ma anche rispetto al sistema in generale, dettando degli orientamenti. Perché la parte delicata, tra l'altro, è non solo decidere il singolo caso, ma far sì che tutte le fattispecie simili vengano gestite nello stesso modo, che non è banale. Eh, si riesce a far questo anche grazie a un grande lavoro della Segreteria Tecnica che accompagna ad ogni pratica. Eh, con una relazione dove ognuno di noi ha non solo una breve sintesi della fattispecie, ma anche come fattispecie simili sono state decise negli ultimi tempi. E questo è un elemento importante, perché bisogna non solo decidere rapidamente, ma anche in maniera coerente. Ok? Però evidentemente. Che cosa? <ride> Succede anche in ABF, però, eh. Succede anche in ABF, infatti è stato costituito un collegio di coordinamento perché rispetto a determinate fatti specie, abbiamo detto che sono sette i collegi, no? quindi ognuno di loro, tra l'altro, il collegio di Roma è abbastanza geloso, ma vale anche per gli altri, dei, dei propri orientamenti. Quindi a un certo punto, eh, no, no, ma Milano non ci piace, quindi seguiamo, seguiamo Roma, no, Napoli non ci convince, noi siamo noi e così via, No, a parte gli scherzi. Comunque ci possono essere sfumature diverse. Molto fa anche il presidente, il presidente, tra l'altro di solito è l'unico presente a tutte le riunioni e che coordina ovviamente tutte le riunioni, quindi un ruolo veramente importante. Ehm, ci possono però essere, è umano, dei, diciamo, dei punti di vista diversi, tra l'altro la decisione è decisione presa a maggioranza, che non è banale anche questo, eh, perché vuol dire che si ha libertà di punti di vista. Quindi non tutti possiamo essere d'accordo. Quindi, magari oggi non, non sono d'accordo con ehm, diciamo, la maggioranza degli altri, cerco poi di convincere, confrontarmi con gli altri per eh, spostare verso il mio orientamento. Quindi, diciamo, dif, differenzi, dif, differenziazione del, delle vedute e delle, delle decisioni non è sempre un, un punto di vista negativo. Diciamo. Comunque. Ehm, utile anche richiamiamo avvocati e giudici, abbiamo detto che comunque l'impatto delle decisioni dell'arbitro ehm, diciamo, orientano anche la magistratura e questo anche è anche un altro elemento importante, però torniamo un attimo alla domanda che avevo posto precedentemente, perché questo andamento altalenante secondo voi? Non lo leggete, però fidatevi. Fidatevi. Allora, che cosa rappresenta eh, questa slide vi indica, sempre tratta della relazione annuale dell'ambito bancario finanziario, vi fa vedere rispetto all'oggetto del contendere qual è la percentuale durante l'anno dei ricorsi che hanno avuto un esito favorevole o sfavorevole al cliente. Tutte le fatti specie di contestazioni saranno uguali? No, verosimilmente no. Ci sono degli ambiti in cui diciamo, il punto di vista del cliente e dell'intermediario è più distante. Perché, qual è il ruolo dell'arbitro bancario finanziario? Appunto, cercare di dire rispetto ai due punti di vista qual è il bilanciamento. Quindi, in particolar modo, se vedete questa slide, alla fine vi dice che quasi nell'80% dei casi, per chi ha presentato ricorso in una materia specifica che è la cessione del quinto dello stipendio, il cliente ha avuto ragione. Sapete che cos'è la cessione del quinto dello stipendio? Qualcuno sì. È un finanziamento un po' particolare perché rispetto agli altri. Non viene chiesto a chi contrae, al cliente che contrae il prestito di ripagare, ma è o il datore di lavoro che ripaga periodicamente con una trattenuta sullo stipendio, oppure è l'ente diciamo, pensionistico previdenziale che fa una trattenuta sulla pensione e paga l'intermediario finanziario. Considerate che l'80% dei ricorsi presentati all'arbitro successione del quinto ha visto favorevole l'esito del cliente. Quindi considerate anche il tema, cioè l'andamento del contenzioso impatta molto sul numero di ricorsi all'arbitro, perché c'è un passaparola evidentemente positivo. Quindi considerate che a un certo punto recentemente c'è stata una modifica della normativa che ha spinto l'ago della bilancia più verso l'intermediario, sulla cessione del quinto. Quindi qual era l'effetto? Che rispetto a quel fantastico 80% il numero di ricorsi favorevoli al cliente è diminuito. Qual è stato l'effetto a cascata? Considerate che nel 2020 il 55% delle contestazioni, dei ricorsi presentati all'arbitro riguardavano la cessione del quinto. Nel 2021 c'è stata questa modifica normativa e è calata al 34%. Quindi, c'è diciamo, ehm, un passaparola importante che fa sì che la clientela si rivolga all'arbitro più facilmente perché c'è più probabilità di ottenere un riscontro. Perché c'è allora il tema oggetto del contendere? È nel momento in cui si di solito sulla cessione del quinto c'è la possibilità di estinguere, come per gli altri finanziamenti, in via anticipata il prestito. Ci sono delle commissioni, non c'era accordo tra intermediari e clienti sulla quota delle commissioni che andasse retrocessa al cliente perché aveva estinto anticipatamente il prestito. L'idea di fondo è io pago 100 di commissioni per un prestito che dura tre anni, lo estingo eh, ad un anno, rimangono due anni e allora io voglio il residuo della commissione. Non c'era accordo tra intermediario e cliente e nel corso del tempo ci sono state delle modifiche normative che hanno spostato l'ago della bilancia. Tra l'altro con impatti molto forti anche a livello europeo. Quindi le direttive europee hanno poi a cascata influenzato ciò che veniva deciso in Italia. Ok? Quindi farete ricorso all'arbitro? <ride> non lo so. Non lo so. Allora, ehm, qualche altra curiosità rispetto all'arbitro bancario finanziario? Considerate che non è l'unico organismo che vi ho detto, che esiste, ce n'è uno costituito dal, dal, um, dalla Consob che riguarda gli investimenti e poi... C'è un arbitro assicurativo che viene costituito, verrà costituito eh, a stretto giro da parte dell'IVAS e attualmente l'IVAS, che è l'autorità di vigilanza equivalente della Banca d'Italia per le assicurazioni, è referente dei reclami e delle contestazioni che vengono presentate agli intermediari finanziari che non vanno a buon fine. Considerate il tema che abbiamo affrontato, non so se avete qualche altra curiosità rispetto all'ABF. Ok. Si capisce che sono un fautore. <ride> Ma non, non lo so, è un momento comunque di confronto. Poi, anche il caso in cui ho avuto 100 pagine da leggere per poi decidere che il cliente non aveva diritto ai 50 centesimi che, che chiedeva, comunque è stato un momento di soddisfazione. Allora, ehm, considerate che le informazioni che ho condiviso con voi sull'ambito bancario finanziario fanno parte, peraltro, di un progetto. Prima, il professor Previati segnalava il Comitato Nazionale ehm, per l'Educazione Finanziaria, per il coordinamento delle iniziative di educazione finanziaria. Con il Comitato lavoriamo da diverso tempo e il Comitato tra l'altro ha siglato nell'estate scorsa con il Dipartimento al quale afferisco, che è il Dipartimento di Comunità Aziendale, un bel protocollo di intesa. In base a questo abbiamo fatto tra l'altro un progetto di educazione finanziaria ehm, che attualmente consta di una serie di video lezioni fatte su tematiche ampie, trovate lì sinteticamente raggruppate eh, le materie eh, che poi verranno affrontate nelle videolezioni. Eh, tra queste ci sono anche ABF, ACF che ho, che ho segnalato. Considerate che questa piattaforma consta di, che Roma3 ha ehm, prodotto, a favore inizialmente del personale tecnico-amministrativo, quindi dei propri dipendenti, considerate che sono 700 persone, questa piattaforma ospita 20 video di una ventina di minuti ciascuno sulle tematiche che trovate lì indicate. Mm. Ogni percorso dura circa due, due mesi e mezzo. L'iniziativa è, dopo aver ehm, diciamo, erogato queste video lezioni al personale di Roma 3, passare al personale docente, che sono altre mille persone, ai nostri studenti, che sono altre 30.000 persone coinvolte, e poi alla cittadinanza. Quindi saremmo contenti di poter ehm, di avere adesioni anche da parte vostra eh, a questo progetto, quindi avrete le chiavi per poter partecipare e fruire delle video lezioni. Quello che vi viene chiesto semplicemente è compilare un questionario eh, sulle informazioni oggetto, sulle tematiche oggetto delle video lezioni, utili per noi per capire se dobbiamo correggere qualcosa. Semplicemente questo. Tra l'altro dopo la piattaforma c'è un secondo step, un gruppo di persone verranno coinvolte eh, per organizzare degli incontri vis-à-vis -vis, stavolta, non a distanza, con le autorità di vigilanza per esaminare nello specifico i casi di ciascuno. Insomma, mi sembra anche questo abbastanza un passaggio utile. E niente, questo è quanto, se ho sicuramente rubato un sacco di tempo, se avete qualche curiosità, se no io passo... No, è perché... Ci siamo divisi l'unica cosa è che con una battuta per la pensione, c'è sempre tempo, soprattutto per i più giovani. Immediatamente passiamo il, il microfono a, a Ornella eh, che ci parlerà di un tema eh, insomma, caro a molti, magari qualcuno già fruisce della pensione, però per quelli che non lo, ne usufruiscono ancora, poi c'è sempre tempo. Insomma. Assolutamente, grazie Daniele. Vediamo se... Eccolo qua. Allora io mi rendo conto che sono la terza di tre, quindi probabilmente Roma 3 non ne potrete più, però cercherò di essere assolutamente brevissima perché in realtà l'argomento è molto complicato e mi rendo conto anche meno appassionante di quanto possa essere il resto della finanza. Io lo vedo perché ho la fortuna di insegnare due corsi molto diversi. Economia del mercato immobiliare. E quindi tecnica di borsa, trading, investimenti, i ragazzi sono tutti, consentitemi il termine, fomentati, soprattutto i maschietti non vedono l'ora, sono contentissimi. E poi insegno economia delle imprese di assicurazione e della previdenza, con una platea molto meno entusiasmata dall'argomento, eh, che a volte lo fa perché ha scelto una laurea magistrale in finanza e quindi pensa di dover conoscere un po' anche assicurazione e previdenza. Però ecco che approccia di solito con molto meno entusiasmo. Poi, però, dopo un po' si rendono conto che invece può valere la pena anche perché senza voler sminuire le loro ambizioni. Qual è la probabilità che uno di quei ragazzi farà davvero il trader alla Wall Street? Si immagina già nel film. Poca purtroppo. Qual è la probabilità che invece magari per lui, per un cliente, per un parente dovrà curare un problema di copertura assicurativa o di pianificazione pensionistica? È una probabilità estremamente più alta. Quindi quando prendono consapevolezza di questo, magari l'interesse cresce un pochino di più. Perché Previdenza è così complicato? L'abbiamo rappresentato non a caso con un puzzle, quindi qualcosa di estremamente difficile. Quando parliamo di pianificazione pensionistica parliamo di innanzitutto rinunciare a qualcosa oggi per un domani molto lontano e questo già non ci mette nelle migliori condizioni, quindi dobbiamo risparmiare oggi, negarci delle possibilità di consumo oggi per trasferire risorse finanziarie a un futuro molto lontano, quindi questa distanza temporale già ovviamente non predispone tantissimo. E poi non sappiamo nemmeno se questa pianificazione sarà efficace, perché siamo purtroppo soggetti a tantissime incertezze, innanzitutto sull'andamento della carriera. Una volta le carriere erano molto più lineari, mio padre è uscito dall'università e ha fatto per tutta la vita lo stesso lavoro. Oggi purtroppo è molto meno facile che questo accada, ci sono carriere più discontinue, un ingresso nel mondo del lavoro sempre più tardivo e magari anche con interruzioni, periodi di disoccupazione, quindi è ancora più difficile progettare. L'incertezza è ancora più grande circa le variabili che noi chiamiamo demografiche. Io di solito chiedo ai nostri ragazzi quanto dura secondo voi la fase di pensionamento? E quello che è un po' uh, per me sorprendente è capire che per loro il pensionamento è spesso una fase della vita brevissima, passatemi il termine, terminale del tutto residuale, <ride> che è abbastanza triste. Esatto, anche perché io ovviamente mi sto avvicinando invece, quindi sentire che un ventenne pensa che la pensione sia una fase terminale, residuale, che non fa niente perché... E poi io provo a farli ragionare quanto dura secondo voi in media questa fase così residuale e allora scoprono che soprattutto per una femminuccia, noi siamo tipicamente più longeve per fortuna, questa fase invece dura più di vent'anni in media. Quindi non è per niente qualcosa di residuale. E allora magari già si interessano un pochino di più. E poi, soprattutto, abbiamo il contesto. E il contesto è molto più incerto. Negli ultimi tre anni abbiamo avuto una pandemia, una guerra. Adesso abbiamo crisi bancarie di cui da tempo non sentivamo parlare, un'inflazione che nessuno di noi avrebbe immaginato di questi tempi dell'anno scorso e tutto questo ovviamente rende pianificare per la pensione ancora più complicato. Come possiamo convincerli che però è particolarmente importante pensarci? Anche perché di solito quando una decisione, questo in tutti i campi credo, non solo per finanza e previdenza, quando una decisione difficile e complessa ci genera angoscia e stress, la reazione più umana è rimandare. Quindi rimando, a questo punto non ci penso, lo farò un domani, tanto sono ancora molto giovane e preferisco non pensarci. Il cosiddetto bias, noi lo chiamiamo noi economisti dello status quo, cioè me ne rimango dove sono per paura di sbagliare per non affrontare qualcosa di troppo difficile. Perché però è assolutamente fondamentale pensarci. Qualche numero, un po' di trend demografici, perché non possiamo più fare affidamento solo sulla pensione pubblica. Questa è una cosa che ormai hanno abbastanza compreso, però quando guardano questi numeri se ne rendono conto ancora di più. Gli over 65 sono circa un quarto della popolazione italiana oggi, nel 2050 saranno il 35%. E questo da una parte ci fa piacere, vuol dire che l'aspettativa di vita si allunga. Dall'altra parte però quello che invece è diciamo, un qualcosa di negativo, come la frecciona grigia ci vuole far capire, è il rapporto tra individui in età lavorativa e individui invece in età d'avvenzione. E questo rapporto che oggi è di 3 a 2 rischia di diventare nel 2050 un 1 to 1, uno a uno. Quindi ci sarà una persona giovane che lavora, che paga contributi a fronte di ogni pensionato. E tra l'altro, l'Istat in questo calcolo è anche particolarmente ottimista, perché guardate chi sono i lavoratori: sono le persone tra 15 e 64 anni. Quanti 15 anni conoscete che lavorano e pagano contributi con un contratto di lavoro regolare? Praticamente nessuno. L'Istat stesso ci dice che in quella fascia d'età, 15-24 anni, il tasso di occupazione non è nemmeno il 20%. Ma soprattutto noi abbiamo un primato abbastanza triste che è quello dei NIT. Non so se avete mai sentito questo acronimo. Lui dice sì, in modo sconsolato. I NIT sono Coloro che non sono né occupati né impiegati in un percorso di istruzioni o di training di nessun tipo. Quindi sono giovani sostanzialmente del tutto inattivi che né lavorano oggi né è probabile che lavorino domani perché non stanno studiando, non sono appunto impegnati in nessun processo di formazione e l'Italia purtroppo ne ha il numero più alto. Lo vedete nel grafico anche rispetto a paesi come la Spagna, la Francia, quindi paesi che in qualche modo ci somigliano di più. Senza tediarvi con tutte le riforme del nostro sistema pensionistico, diciamo che quella di cui si parla di più è assolutamente la riforma Fornero. Direi che più che nota è famigerata, però in realtà questo processo di cambiamento è iniziato molto prima. È iniziato all'inizio degli anni 90, quando ci stavamo preparando all'ingresso nell'euro. Quindi tutte le riforme che hanno stretto le prestazioni del sistema pensionistico pubblico in realtà partono dal 92. Quindi, pensione pubblica sempre meno generosa e al tempo stesso tentativo di compensare con delle forme di previdenza complementare, quindi si apre alla previdenza integrativa. L'idea è che le persone debbano compensare con del proprio risparmio volontario destinato a previdenza complementare il fatto che la pensione pubblica sia invece così povera. Quanto è povera questa pensione pubblica e quanto rischia di diventarlo? Altri dati poco incoraggianti, ragioneria generale dello Stato e questi dati vanno letti in termini di tasso di sostituzione. Qualcuno di voi sa dirmi che cos'è il tasso di sostituzione? È un rapporto tra prima rata di pensione e ultimo stipendio percepito. Quindi, sostanzialmente è un po' un indicatore se vogliamo della capacità di mantenere lo stesso tenore di vita dopo l'ingresso in quiescenza. E gli economisti hanno sempre una stima per tutto, stimano che il minimo tasso di sostituzione per mantenere inalterato il proprio tenore di vita è l'80%, cioè l'idea è per fare più o meno la stessa vita che facevo in età lavorativa, la mia prima pensione deve essere almeno l'80% del mio ultimo stipendio. Perché 80%? Perché questi economisti immaginano una contrazione dei consumi fisiologica. Non lavoro, quindi spendo di meno di trasporti, di pasti fuori casa, però è così vero poi che c'è questa contrazione dei consumi? Magari da un lato sì, da un altro no, perché comunque almeno dopo un po' di anni magari aumentano necessità sanitarie, assistenziali, nonché spesso le persone anziane, soprattutto nel nostro paese, sono soccorso per le persone più giovani quindi per i figli, per i nipoti, quindi questo 80% diciamo che è abbastanza di per sé già discutibile. Ma comunque prendiamocelo per buono, perché avere un punto di riferimento è sempre importante. E guardiamo che cosa la ragioneria generale dello Stato pensa che accadrà nel 2070, tra 50 anni più o meno, quindi un orizzonte temporale interessante per chi ha 20 anni oggi tassi di sostituzione non si vedono probabilmente nella slide, ve lo dico io, parliamo di 58% per un dipendente e di meno del 50% per un autonomo, senza tenere conto dell'effetto della fiscalità. Però vedete che siamo molto lontani da quell'obiettivo 80%. Se invece si immagina che quello stesso lavoratore subito aderisca a una forma di previdenza complementare, riusciamo a arrivare al 76-85 a seconda delle ipotesi, quindi si riesce a raggiungere quell'obiettivo minimo dell'80%, tanto citato. Ma anche senza andare al 2070, che potrebbe essere lontano, oggi le pensioni pubbliche sono per lo più povere, purtroppo. Se guardate quella ripartizione, in cui l'INPS ci racconta qual è l'importo medio delle pensioni pagate oggi. Scoprite che il 73,5% delle persone prende meno di 1.500 euro lordi al mese, quindi non c'è bisogno di aspettare il 2070 per capire che c'è bisogno di un'integrazione. Questa slide è solo per dire che c'è assolutamente un vero e proprio bombardamento mediatico sul tema, quindi non possiamo dire che non ci sia informazione. Se ne parla continuamente di riforma delle pensioni da parte di ogni colore politico, di ogni mezzo di comunicazione possibile e immaginabile. Tant'è vero che, vi assicuro, i nostri ragazzi hanno presente questo problema, anzi hanno una visione assolutamente apocalittica di questo problema. A me dicono sempre noi la pensione non la prenderemo mai, allungheranno l'età pensionabile talmente tanto che noi, questi che sono proprio quelli più tragici, moriremo poco dopo e quindi non importa quanto sarà la pensione pubblica perché ci manderanno talmente tanto tardi che non la percepiremo nemmeno. Quindi diciamo che la coscienza del problema c'è. Ci sono anche indagini su questo. Questa è un'indagine della MEFOP, che è un istituto di ricerca appunto sulla previdenza complementare in particolare. E la preoccupazione per la pensione, anche qui i numeri probabilmente non li vedete, è la principale preoccupazione dei giovani tra i 18 e i 34 anni, anche più dell'acquisto della prima casa, del mantenimento dei figli, della perdita del posto di lavoro. Quindi assolutamente hanno presente questo problema. Secondo voi, su quella stessa fascia d'età? quanti dalla preoccupazione passano all'azione, potremmo dire. Quanti giovani non, ovviamente, i 15-24, è chiaro che nemmeno lavorano, quindi hanno un problema precedente a quello di farsi un fondo pensione, però andiamo sui successivi, 25-34. Quanti secondo voi hanno un fondo di previdenza complementare in percentuale? 10%. E non c'è andata tanto lontana perché diciamo che la COVIP, che è l'autorità di vigilanza dei fondi pensione, ci dice che più o meno, guardiamo i 25-34, il tasso d'adesione sta intorno al 25%, però è il 25% dei lavoratori, poi ci sono i non lavoratori ed è il 25% degli iscritti, che non è detto che siano versanti. Quindi magari si sono iscritti ma non riescono ad alimentarlo questo fondo pensione. E c'è, come sempre purtroppo nelle questioni di finanza, una differenza di genere a sfavore delle femminucce. Quindi se andiamo a guardare uomini e donne, le donne ancora meno aderiscono. Perché non aderiscono? Che cosa hanno risposto alla domanda perché non aderisci? La risposta più frequente, 18-34, è sono giovane e ho tanto tempo per pensarci. Condita anche da: non ho abbastanza informazioni, non mi fido delle istituzioni finanziarie, eh, non ho abbastanza risparmio, però diciamo che tutte queste risposte alla fine in comune hanno una cosa, il fatto che, appunto, non hanno probabilmente. Eh, abbastanza consapevolezza, quindi hanno questa idea vaga di esistenza del problema, sanno che esistono alcuni strumenti per rimediare, però la cosa è talmente complicata, la vedono talmente lontana che, come dicevamo all'inizio, preferiscono mantenersi nello stato in cui si trovano e non passare all'azione. Quanto ne sanno di previdenza complementare gli italiani? Questo per riagganciarci al discorso che facevate all'inizio con, con il professor Previati che vi ha un po' interrogato sulle famose Big 3. E non è andata male, siete stati bravi, siete stati bravissimi, forse anche meglio della media degli intervistati. Qui si apre un altro problema, quanto ne sanno invece gli italiani di previdenza? Molto meno purtroppo. Quindi se guardiamo la stessa indagine, la citata indagine che fa il Comitato per l'Educazione Finanziaria in collaborazione con Docs e con Adenf, per esempio una domanda che è stata fatta è sai cos'è il rischio di longevità? Voi sapreste darla una definizione di rischio di longevità, ovviamente non una definizione da, da libro di scuola, però che vuol dire rischio di longevità? Il più giovane, più o meno della platea. Il rischio di longevità, che direbbe? Il rischio di quanto posso campare, no? Il rischio di quanto posso campare non è sbagliato, cioè è assolutamente più o meno questo. Il rischio di longevità è il rischio di arrivare a un'età molto avanzata e ovviamente deve sempre guardarlo dal punto di vista economico, ne sarà molto felice da una parte, però... Dall'altra il rischio è che non avrà messo abbastanza risparmi da parte per soddisfare le esigenze sanitarie, assistenziali che tipicamente ha una persona molto anziana. Purtroppo sì, da un punto di vista economico lo è. Lui dice giustamente, ma anche, esatto, tra l'altro non è un rischio solo individuale, è un rischio collettivo. Perché, se la sua pensione da sistema pubblico sarà insufficiente, in qualche modo lei dovrà essere assistito. Questa è un'idea almeno di alcuni paesi, eh? altri sono un po' più, diciamo, liberisti su, da questo punto di vista e quindi assegnano alla responsabilità individuale un ruolo molto più grande, quindi a meno che lei non sia proprio sotto soglia di povertà non la soccorrono. Però diciamo che generalmente nella maggior parte dei paesi dell'Europa continentale c'è ancora un'idea di welfare state, di previdenza, di sanità pubblica che in qualche modo dovrebbe accompagnare la persona. Quindi è un problema suo e un problema di tutti gli altri. È il fatto di arrivare in età avanzata con risparmi insufficienti. E quindi quanti italiani non hanno nemmeno mai sentito parlare di questa cosa? Oltre il 40%. Mentre alle altre domande, inflazione, tasso di interesse semplice composto, la percentuale di quelli che proprio dicono io non ne so nulla, non ho mai sentito parlare di questo, non supera mai il 20%. Quindi c'è un gap molto più grande. E tra l'altro queste sono domande, diciamo di autovalutazione, di percezione quando io chiedo a una persona hai mai sentito parlare di quanto ne sai di si sta dando un voto da solo in fondo e l'indagine su questo è un po' più cattivella cioè dice sì tu ti dai questo voto da solo però adesso noi ti testiamo quindi prima ti chiediamo quanto ne sai di e poi ti facciamo la domandina nozionistica proprio a interrogazione per vedere se lo sai davvero Confrontando le risposte autovalutazione, conoscenze effettive, si scopre che le persone in media gli italiani non solo sanno poco di educazione finanziaria in generale e previdenza ancora peggio, ma sono convinte di saperne un po' di più di quello che in realtà invece non sanno. Quindi, nonostante il livello sia già basso, tra l'altro c'è anche un fenomeno che potremmo chiamare di overconfidence, quindi sono leggermente più confidenti in se stessi di quanto non dovrebbero esserlo in base alle conoscenze effettive. Per darvi un numero proprio generale, il professor Previati vi ha fatto le big three e in questo campione di 5.000 persone il 44% ha saputo rispondere a tutte e tre, quindi un po' meglio rispetto alle indagini OXE che ovviamente è su scala più grande, queste sono 5.000 persone. Quante persone rispondono correttamente a tutte le domande di previdenza, che sono 4? L'8%. Quindi capite che c'è una differenza enorme tra conoscenza finanziaria generale e conoscenza previdenziale in particolare. Che cosa possiamo fare noi per questo? Ve la faccio assolutamente molto breve. Allora, ovviamente noi ci occupiamo prima dei nostri studenti, prima di tutto, no? la prima missione o la seconda. Abbiamo detto che non sappiamo ancora se didattica è la nostra prima o la nostra seconda, però per i nostri studenti noi abbiamo dei corsi proprio dedicati all'assicurazione e alla previdenza. Potrebbe sembrare scontato, Non lo è. Vi assicuro che ci sono tante università anche più blasonate per la finanza di quanto non possiamo esserlo noi, anche nelle regioni del nord che hanno corsi di laurea magistrale in finanza ma non hanno insegnamenti dedicati in modo particolare alle assicurazioni e alla previdenza. Come dicevamo però non possiamo preoccuparci solo dei nostri studenti ma anche dei cittadini, anche di tutto il resto del pubblico. E questo il Comitato sta cercando di farlo. Il Comitato per l'educazione finanziaria all'interno del mese dell'educazione finanziaria che abbiamo imparato a essere ottobre, ritaglia sempre una specifica settimana proprio per l'educazione previdenziale. E vi lascio perché veramente vi abbiamo preso tantissimo tempo. Con una, uh, vi racconto brevemente il concorso che è stato lanciato dal Comitato insieme ad ADEINF e eh, che ha anche il patrocinio della CRUI, quindi della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Il concorso si chiama Un'idea per il futuro. Quindi sicuramente il problema esiste: gap di conoscenze previdenziali. Quello che invece è un pochino più incerto è come cercare di risolverlo. Non possiamo far iscrivere tutti al corso di laurea magistrale in finanza e impresa, ci piacerebbe, però ovviamente questa non può essere una soluzione. Alla base del concorso c'è la convinzione che per parlare ai giovani, che sono ovviamente quelli più interessati da questo problema, quelli che ne subiranno le conseguenze più grandi, la cosa più efficace può essere l'idea di un coetaneo quindi far parlare i giovani ai giovani pensando che probabilmente loro sapranno scegliere il linguaggio migliore, sapranno veicolare in modo efficace, rapido, anche facendo uso delle moderne tecnologie dell'informazione, almeno alcuni concetti di base e quindi questo concorso è aperto a tutti i giovani che frequentano un corso universitario in Italia tra i 18 e i 25 anni, che possono disegnare un'app, un piccolo videogioco, una serie di lezioni brevi, quindi un qualsiasi uh, messaggio breve che possa arrivare a propri coetanei. La prima edizione, guardate in che anni l'abbiamo svolta: 2020-2021, non è stata un'edizione, diciamo, facilissima in tempi di pandemia. Ma nonostante questo, abbiamo avuto tanti progetti e sono stati premiati 20 gruppi di ragazzi, sia di laurea magistrale che triennale. Adesso c'è la seconda edizione, speriamo. Ancora più ricca, visto che il periodo, almeno dal punto di vista pandemico, è un po' più tranquillo. Poi abbiamo guadagnato altre incertezze, altri problemi, però almeno i ragazzi sono tornati nelle nostre aule, non stanno più, poverini, davanti a uno schermo e quindi è probabile che possano collaborare anche più facilmente. Non è assolutamente. Rivolto solo a studenti di economia e finanza, anzi noi speriamo che ci sia collaborazione tra eh, ragazzi che frequentano corsi di studio diversi, quindi anche perché no, pedagogia, psicologia, sociologia, più competenze ci sono e probabilmente il risultato finale sarà eh, più carino e più stimolante, quindi se siete nell'età per partecipare o se conoscete qualcuno che possa essere interessato a partecipare, spargete la voce e trovate il regolamento sul sito della nostra difficilissima associazione Adeinf. Eh, però è sempre Adeinf, è un disastro lo so, però hanno scelto questo e lì c'è il regolamento del nostro concorso. E detto questo, io vi lascio perché con questa frase... Possiamo prepararci e questo è il punto. La miglior cosa del futuro è che arriva un giorno alla volta e quindi c'è tempo per prepararci. Grazie mille. Lascio, lascio il video. Sì, oltre a questa ce n'è una di Altan, Sapete quello che fa le vignette? Che io ho appeso fuori dal mio ufficio. Per fortuna ho perso la memoria, che <ride> di fatto. Sì, è l'altra la, prospettiva. Allora, grazie, grazie a voi che avete sacrificato parte del tempo di questa meravigliosa mattinata per venirci a sentire, grazie ovviamente a chi ci ha ospitato, grazie a, a Massimo e a Ornella che insieme a me hanno organizzato questa, questo, questa chiacchierata, insomma, che spero abbiate gradito. Ovviamente, noi abbiamo degli indirizzi di mail pubblici. Che sono semplicemente il, nome, il nostro nome, punto, il cognome, chiocciola uniroma3.it, è uguale per tutti e tre e quindi se ci fosse qualcuno che vuole comunicare con noi, questo è il metodo più, più semplice, più rapido, anche perché noi è vero che non passiamo più tutta la giornata davanti al computer, però ne passiamo una buona parte e quindi, comunque, insomma, almeno giornalmente vediamo i messaggi. Quindi se avete curiosità di qualunque tipo, ovviamente. Non rispondiamo a domande come lei investirebbe il suo denaro, perché già facciamo fatica a fare queste scelte noi. Quindi non ci mettiamo a fare i consulenti perché non lo siamo. Però detto questo, come battuta, grazie ancora a tutti e buona domenica. Potete andare a visitare le catacombe, che, come è stato detto prima, oppure procurarvi qualche buon libro di. Eh, educazione finanziaria, Beh, io faccio così adesso un po' di promozione visto che eh, noi abbiamo un libro che adottiamo ormai da anni a cui collaborano anche Massimo e Ornella che si chiama Economia degli Intermediari Finanziari, è un libro pensato per gli studenti di Triennio edito da Megroil Italia trovate molte delle cose che abbiamo detto oggi e anche qualcosa di più ovviamente, quindi è un libro di testo universitario, insomma è un libro serio, non perché l'abbiamo fatto noi, ma perché normalmente i testi universitari sono, dovrebbero essere dei testi affidabili e quindi facciamo, ma, divulghiamo anche attraverso questo, questo, questo libro il nostro sapere, la nostra intenzione di fare del bene non solo agli studenti, ma anche alle alla nostra comunità di appartenenza. Grazie ancora e tanti auguri per tutto. Arrivederci.